Allora, abbiamo concluso anche la seconda chiama. Vedo che ci sono colleghi in aula che intendono votare, quindi li cominciamo a mettere in una lista che adesso il segretario chiamerà. Sì, vedo. Sì, sì. Presidente Giachetti, adesso la chiamiamo. Era stato indotto in errore dall'onorevole Fontana. Sì, sì, ma non c'è un complotto per evitare che il presidente Giachetti voti. Adesso sarà agevolato al pari degli altri colleghi che ne hanno altrettanto diritto. Di Battista. Giachetti. Pannarale. Quasi è una terza chiama questa. Sì, sì, è stato visto l'onorevole Buttiglione, anche l'onorevole Bonafede. Castricone. Campana. Daga. Donati. Martelli. Bonafede. Castricone. Mi pare che non ci siano altri colleghi che intendano votare, anche perché ce ne sono alcuni che hanno già votato, ma due volte non si può. E a questo punto anche la seconda chiama è conclusa. Comunico il risultato della votazione sull'articolo unico del disegno di legge 3606 a conversione in legge del decreto legge 14 febbraio 2016 numero 18 recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi, la gestione collettiva del risparmio. Presenti e votanti 531, maggioranza 266, hanno votato sì 351, hanno votato no 180, la Camera approva. Sono così preclusi tutti gli emendamenti. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 14:30 per l'illustrazione e l'esame degli ordini del giorno. La seduta è sospesa.